Allora, facciamo una cosa, dimentichiamoci del passato, partiamo da adesso, iniziamo a dialogare, i miei uffici saranno sempre aperti per voi, venite ogni volta che avete bisogno di parlare, di chiarimenti. Adesso l'ingegner Pinasco cercherà di spiegare a tutti nel dettaglio quella situazione, da adesso apriamo una linea di dialogo sia col consiglio del municipio sia con i nostri due assessorati che sono coinvolti. Lì in quel posto lì non ci entro più a casa, se mi alza quel muro che diceva. Sì, io abito lì in quel portone lì. Se mi alza la strada tanto così. Vediamo. Allora, facciamolo parlare un attimo, poi ci ragioniamo sopra e capiamo quali sono i problemi da risolvere. Okay. Perché anche perché io, se le dovessi dire, ho visto dei disegni, ma è la prima volta che vengo qua a vedere la situazione. Ho visto quelli giusti e quelli sbagliati. Quelli giusti. Gli ultimi. Gli unici. Quindi, no, gli unici, iniziamo a parlare. Agli atti ci sono quelli poi sbagliati. Poi iniziamo da lì a capire quali sono i problemi già da risolvere. Ok? Stefano, allora, premesso che riunioni in passato sono state fatte, quindi ogni volta che è stato chiesto di illustrare il progetto. No, no, lo dico perché iniziamo da adesso. Comunque, andiamo avanti. Allora, entro due mesi verrà aperto la metà campata di valle del nuovo ponte, che è stato demolito e alzato, oltre ad aver rettificato le spalle e abbassato l'alveo, per consentire il passaggio a piena due centennali. Una volta portato il traffico sulla metà di valle, si procederà a chiudere la parte di monte, a realizzare una berlinese, quindi una serie di pali affiancati a forma di C, cerco di farmi capire, cerca in questa zona, possibile, in maniera tale da poter realizzare sia la spalla del ponte, quindi l'appoggio a questa parte della nuova metà, ma soprattutto, d'accordo con Ferrovie, andare a realizzare già il primo tratto di adeguamento della Roggia Rolla, che passa qua sotto, che dovrà prendere anche le acque dalla galleria, e in questo tratto di roggia nuovo, che quindi interferisce con la spalla in quanto proprio sbuca in corrispondenza dell'opera, verrà realizzato, quindi realizzate delle canalizzazioni con tubi di idoneo diametro, quindi tendenzialmente almeno un metro di diametro, per poter risolvere il problema dell'aria, questo pezzettino qua, quella che preoccupa i signori, perché ovviamente dovendo tirare sulla quota della strada per problemi idraulici, in quanto il ponte resta al di sopra a un certo livello, io devo raccordare le quote. Raccordando le quote, in quella zona non c'è altro che da fare che fare un muretto a debita distanza quanto per quanto? Consentire. Siamo circa a un metro, grosso modo, vado a memoria, cioè, perché la strada la vede la quota. All'altezza di un metro? Più o meno, metro e mezzo. Ma sì, sì, più. Glielo dico, adesso a memoria non lo so. No, ha ragione, ho preso le misure, sono col centimetro. Sì, no, so quello che è, circa un metro.